Allora, cercherò di essere forse anche più breve. Ringrazio la professoressa Falce dell'Università Europea e la IESI, mi onoro di far parte, diciamo, da vari anni. E allora, innanzitutto, appunto, come accennava già la professoressa Falce, io volevo collocare il problema del servizio universale e di un aspetto in particolare, cioè quello dell'accesso a internet, in una visione, diciamo, tendenzialmente sistematica, e questo anche, diciamo, a vantaggio degli studenti che sono qui oggi. E quindi in particolare volevo distinguere questi tre binari, questi tre settori che si intersecano quando noi parliamo di accesso a internet, e cioè da un lato le politiche europee e nazionali di sviluppo della banda larga e ultralarga, quindi quelle politiche, diciamo, di tipo industriale, che sono volte a promuovere lo sviluppo del mercato unico digitale, a promuovere l'inclusione, eccetera, e che quindi hanno una quella che, diciamo, individuo come una funzione propulsiva, e chiaramente rientrano, come diceva bene stamattina anche il commissario Nicita, rientrano in questo tipo di politiche anche tutti gli aspetti regolamentari che sono volti a promuovere l'investimento e la crescita delle infrastrutture, quindi che contemplano in un modello o di regolazione pro competitiva, come, diciamo, il modello che abbiamo conosciuto tradizionalmente fino adesso a partire dalle liberalizzazioni, oppure invece di, come ci si sta orientando di più negli ultimi tempi, con politiche di diretto finanziamento pubblico, che quindi a quel punto hanno il problema di compatibilità concorrenziale con tutta la disciplina relativa agli interventi pubblici, cioè alla pro concorrenzialità degli interventi pubblici, quindi la normativa sugli aiuti di Stato, e di fatti tutte le politiche di intervento sulla banda larga e ultralarga si sono mosse, diciamo, nei paletti che venivano tracciati dai vari orientamenti della Commissione Europea, che specificavano le norme sugli aiuti di Stato con riferimento agli investimenti sulla banda larga. L'altro aspetto invece è quello del servizio, quindi queste sono le politiche di investimento, di promozione dell'accesso, diciamo, alla banda larga, e quindi dello strumento per l'accesso a internet. Poi dall'altro canto c'è la normativa sul servizio universale, cioè la normativa sul servizio universale ha una funzione principalmente recettiva, cioè qual è il compito della normativa sul servizio universale? È quello di creare una rete di garanzia contro l'esclusione sociale, quindi ha una funzione recettiva, quindi non ha lo scopo di promuovere il mercato, non ha lo scopo di promuovere gli investimenti, di promuovere la crescita, ma semplicemente lo scopo sociale di far sì che se c'è una crescita, se c'è una crescita, se ci sono degli investimenti, se il paese sta andando avanti, non ci sia nessuno che rimane indietro. Quindi questo è importante, ci tornerò poi nelle conclusioni alla fine. E l'altro aspetto, che quindi il servizio universale fondamentalmente ha introdotto il sistema del servizio universale, ha introdotto degli strumenti per un correttivo dei fallimenti di mercato, e questo strumento, diciamo, a partire dal superamento dei monopoli negli anni 90, in particolare a partire da una direttiva del 96, ha introdotto un sistema di finanziamento settoriale del servizio universale. Vedremo poi alla fine come il codice confermi o meno questa scelta di assegnare esclusivamente a un finanziamento settoriale il perseguimento di questi obiettivi. L'ultimo aspetto è quello invece degli ulteriori diritti degli utenti, cioè degli ulteriori diritti di accesso a internet che sono stati introdotti recentemente. Faccio ovviamente riferimento in particolare al regolamento 2120 del 2015 sulla network neutrality. Qui siamo di fronte a un problema diverso, nel senso che qui siamo di fronte alla garanzia della effettività dell'accesso a internet, e cioè che l'accesso a internet non sia pregiudicato da possibili pratiche degli operatori che di fatto vanno a restringere l'accesso. E qui dov'è il fallimento di mercato in questo caso? Il fallimento di mercato starebbe, cioè perché questa normativa, che cosa va a correggere? Va a correggere un possibile fallimento di mercato che è dato dalla
possibilità per il mercato di estrarre valore dalla discriminazione, e questo è quello che vuole correggere, diciamo, il regolamento. E è un finanziamento settoriale anche questo? Probabilmente sì, nel senso che è un finanziamento che impone alle imprese di non, come dire, che pone dei limiti alle imprese nella loro libertà, appunto, di estrarre valore dalla discriminazione, ma è anche un finanziamento settoriale perché, come vedremo poi, ci sono degli obblighi specifici che possono essere richiesti agli operatori, e lì vedremo il rapporto anche con quella che è la normativa del servizio universale. Dunque, andiamo rapidamente, diciamo, come viene introdotto l'accesso a internet nel, diciamo, in tutto il quadro della regolazione, quindi una brevissima ricostruzione storica. Inizialmente, diciamo, la prima direttiva del 98 sul servizio universale parlava semplicemente di accesso alla rete telefonica che consentisse la trasmissione dei dati. Con la direttiva del 2004 del 2002 si introduce il concetto di accesso a internet efficace. Però questo concetto a internet, questo accesso a internet efficace, è comunque ancora un accesso a internet a banda stretta, e considerate che questa è la norma tuttora vigente, quindi attualmente il concetto comunitario, finché non entrerà in vigore il codice per le comunicazioni elettroniche, il codice europeo per le comunicazioni elettroniche, il concetto è diciamo, la prescrizione comunitaria, l'obbligo comunitario è ancora relativo a un accesso in banda stretta. Quello che è importante è che, appunto, negli stessi considerando della direttiva del 2002 si distingue, cioè si ritiene che non sia obbligatorio imporre degli obblighi ulteriori che determinino relativi a una larghezza di banda e a un flusso di bit. Quindi non si parla di accesso efficace a internet, ma non si dice in che cosa debba consistere esattamente questo accesso a internet. Sempre il quadro del 2002 prevede una però possibilità di evoluzione dinamica di questo concetto, e sia comunitaria che poi nel 2009 vedremo anche nazionale, e questa evoluzione comunitaria, appunto, prevede un riesame periodico degli obblighi di servizio universale da parte della Commissione, che però ha tutta una serie di parametri, e come vedete questi parametri evidenziano il carattere, appunto, recettivo degli obblighi di servizio universale. Cioè è importante che per estendere questi obblighi è necessario che questi obblighi creino esclusione sociale, perché sono già disponibili per la maggior parte dei consumatori, e che imporre questi obblighi non vada a creare un vantaggio generale netto, cioè che non crei un onere eccessivo, questo per tutta la collettività. Questo è un grosso limite, perché per esempio in una comunicazione del 2011 la Commissione evidenzia che ci sono alcuni paesi, ad esempio fa il caso della Romania, dove la diffusione della banda larga è ancora così poco capillare che imporre un obbligo del genere sarebbe scaricare sugli operatori un onere eccessivo che questi poi andrebbero a scaricare sui consumatori, quindi si raggiungerebbe un upgrading tecnologico ma a danno dei consumatori, cioè con non un beneficio netto da parte dei consumatori. Nella direttiva del 2009 che cosa fa? Innanzitutto parla di accesso funzionale a internet, quindi introduce il concetto dell'accesso funzionale a internet, ma poi, riformulando, dà la possibilità e la flessibilità agli stati membri di poter inserire l'accesso a banda larga negli obblighi di servizio universale. Nella comunicazione sulla terza revisione degli obblighi di servizio universale, quindi l'articolo 15, ex articolo 15 della direttiva del 2002, la Commissione dice non è ancora il momento, cioè quindi sempre sulla base di quei ragionamenti, cioè di un bilanciamento tra gli oneri che comporta l'espansione, l'estensione del diritto di accesso a internet in termini di larghezza di banda e i costi che questo comporta, la Commissione dice non è ancora il momento di estendere alla banda larga il diritto universale, però gli Stati membri possono farlo, cioè a livello nazionale, se ci sono delle condizioni particolari, gli Stati membri possono farlo. In un rapporto del BEREC del 2017 si evidenzia come di fatto soltanto pochi paesi abbiano incluso la banda larga negli obblighi di servizio universale, banda larga che appunto varia in realtà
potrebbe anche non essere in alcuni casi ritenuta a banda larga, perché stiamo parlando di un minimo di un megabyte per secondo. L'Unione, cioè, l'Inghilterra sta ragionando su una estensione, e quindi invece in questo rapporto del BEREC si evidenzia come 20 paesi includono la banda larga in altri progetti, quindi non nel progetto del qui ancora, quindi ragionano ancora su quel primo livello di cui vi parlavo all'inizio, cioè sul livello delle politiche di investimento, delle politiche di promozione. L'autorità ha tentato di estendere l'obbligo del servizio, del contenuto del servizio universale anche alla banda larga, sulla base appunto della copertura, della diffusione, eccetera. Però la banda larga, però questo obbligo è un obbligo, cioè l'estensione non spetta all'autorità, ma l'autorità ha solo un potere di proposta, ex articolo 65 del codice italiano, e quindi poi diciamo, l'ultima parola su questo sta al Ministero dello Sviluppo Economico. Cosa fa il codice? Allora, il codice parla di servizio a banda larga da postazione fissa, compresa la connessione sottostante, è diventato servizio universale. Quindi finalmente con il codice europeo, dopo tutto questo dibattito che ha preceduto, diciamo, la possibile estensione a banda larga sul servizio all'interno degli obblighi di servizio universale, il codice di fatto la introduce e parla, però distingue tra accessibilità economica e disponibilità, cioè ritiene che il problema maggiore, vista la già ampia diffusione delle reti, sì, è quello di garantire l'accessibilità economica in alcuni casi, ma solo nei casi di fallimento di mercato, solo nelle situazioni di fallimento di mercato, il servizio universale può arrivare anche a spingere per la, invece per la disponibilità della rete. Una cosa importante è l'accesso funzionale alla rete viene tipizzato, cioè quindi si individuano una serie di servizi che devono essere garantiti, in cui deve consistere questo accesso funzionale a internet. Si ribadisce la flessibilità per gli stati membri, ma diciamo la cosa su cui volevo alcuni aspetti, ci tornerà poi anche l'avvocato Giardano nel prosieguo, ma quello che volevo evidenziare è questo tipo di finanziamento, cioè il finanziamento che è previsto adesso, è un finanziamento di risorse pubbliche o un finanziamento settoriale? Sulla base di questi, diciamo, acquisizioni, di questi assunti di tutti i lavori preparatori del codice e sulla base di quello che è il risultato finale, in realtà sembra che ci si stia orientando molto di più per un sistema di finanziamento pubblico piuttosto che per un sistema di finanziamento settoriale, che rimane invece residuale. Allora, banda larga ma non ancora ultralarga, c'è la possibilità di estendere eventualmente obblighi di servizio universale alla banda ultralarga? Teoricamente sì, perché gli stati membri hanno la possibilità di imporre dei limiti, ma è necessario appunto che questa sia, cioè che si incontrino quei parametri di diffusione, ed è necessario che questa, e c'è però comunque sempre questo vincolo normativo del fatto che il codice parla soltanto di banda larga. In ambito europeo l'estensione dovrebbe avvenire attraverso, sul piano funzionale, cioè attraverso l'aumento dei servizi. Allora, nel regolamento sulla network neutrality si dice innanzitutto che il servizio di accesso, si garantisce il servizio di accesso a internet, che è un servizio di comunicazione elettronica che comporta connettività, questo servizio è un servizio che deve consentire al consumatore, all'utente, quindi non solo al consumatore come ha specificato il BEREC, deve consentire di poter diciamo accedere e diffondere, quindi ha una funzione passiva e attiva rispetto a tante cose, cioè a servizi, contenuti, applicazioni, informazioni. Quindi in realtà è un diritto abbastanza ampio questo che garantisce. Allora, che cosa succede qual è il rapporto tra codice per quanto riguarda l'accesso a internet e il regolamento? Teoricamente il rapporto dovrebbe essere quello che il codice stabilisce un diritto ad avere una connessione e il regolamento stabilisce invece la qualità della connessione. Però in realtà ci sono alcuni aspetti dove potrebbero esserci delle sovrapposizioni, perché effettivamente il regolamento sulla network neutrality assegna all'Autorità Nazionale di Regolamentazione il compito di definire anche una banda minima, cioè entra nel merito di
cosa deve essere garantito anche dal punto di vista tecnico, tant'è che appunto parla di obligation to care e dice che le AMR possono imporre agli operatori, cioè ad alcuni operatori, oppure a tutti, delle obligation to ensure sufficient network capacity for the provision of high quality IaaS Internet Access Services. Cioè, quindi dice che in realtà possono andare molto avanti, cioè non è che semplicemente io non posso comprimere questo diritto, ma effettivamente le autorità possono addirittura andare a imporre agli operatori, ad alcuni, quindi anche in questo caso io vedo un'ipotesi di designazione degli operatori, così come c'è per le norme sul servizio universale, che va a, diciamo, a imporre addirittura una high quality sull'accesso, quindi una, diciamo, una sufficient capacity che deve addirittura garantire una high quality. Quindi in questo senso io vedo un possibile conflitto tra la definizione sulla base della normativa del servizio universale da parte degli stati membri, quindi dei governi, perché lì parla di stati membri anche il codice nell'articolo 84 paragrafo 3, e invece questo potere che è assegnato all'autorità nazionale di regolamentazione per invece andare a definire meglio il concetto di accesso a internet sulla base del regolamento Net Neutrality. Le ultime le conclusioni quindi sono che appunto occorre tenere distinto, cioè non assegnare alla normativa sul servizio universale dei compiti di politica industriale che invece spettano ad altre politiche, sia alla regolazione di settore, appunto come abbiamo visto, sia a delle politiche tradizionali di finanziamento. E c'è un disallineamento tra quello che deve essere garantito sulla base del regolamento Net Neutrality e il concetto di accesso funzionale a internet del codice delle comunicazioni elettroniche, perché in realtà i servizi di cui parla l'allegato 5 sono dei servizi, diciamo, abbastanza basilari di accesso a internet, mentre nel regolamento Net Neutrality si parla di qualcosa di molto di più. Primo, si parla non soltanto del diritto del consumatore ma anche del diritto dell'utente, e quindi si riguarda il regolamento Net Neutrality quella banda che è necessaria per trasmettere qualunque tipo di contenuto e qualunque tipo di applicazione. Ultima considerazione: il modello wholesale only in realtà ha una valenza anche diciamo in termini di evoluzione del concetto di servizio universale, perché se l'aspetto fondamentale ora è quello di garantire l'accessibilità economica, il modello wholesale only, creando una situazione di operatori di accesso non infrastrutturati e quindi tendenzialmente una molteplicità di concorrenza di operatori di accesso non infrastrutturati, come ad esempio appunto il caso della Svezia dimostra ampiamente, e i prezzi di accesso si abbassano, e quindi questo potrebbe far sì che man mano che si diffonda la banda ultralarga, questa potrebbe entrare anche negli obblighi di servizio universale senza generare un onere eccessivo per i consumatori. Vi ringrazio.